Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio farvi vedere come faccio io la montatura scorrevole con piombo fisso, che poi la montatura, a parte che è molto valida e molto funzionale, ma è molto simile alla montatura che adopero in mare per il feeder, solo con delle piccole varianti e con dei fili diversi, ecco, un po' più grandi. Bene, iniziamo subito con questo tutorial e ci vediamo tra qualche istante. Non andate via, eh? Vai! Ok, amici. Eccoci tornati. Allora, cominciamo subito con il trave, che lo farò in questo caso di uno 0,40 in florine colmici. Partiamo col fare un'asola iniziale. Bagniamo e facciamo la nostra asola. Tagliamo l'eccedenza e abbiamo la nostra asola. Ora, dal nodo della nostra asola raggiungeremo una lunghezza di 80 centimetri, anche 90 va bene. Una perlina, quelle fosforescenti, del numero 5 colmici. La infiliamo. Poi prendiamo le nostre pipette da 70 mm della Tubertini. Queste sono quelle che adopero io per la pesca a feeder in mare e per lo scorrevole con piombo fisso. Tubertini 70 mm. Prendiamo subito una. Questa qui è la nostra pipetta e la infiliamo dalla parte più piccola. Bene. Ora prendiamo un'altra perlina fosforescente, però in questo caso del numero 8, sempre colmici, e la infiliamo. Poi prendiamo la nostra girella una 18-20, va benissimo, piccola girellina, questa qui in questo caso è una 18, e la portiamo abbattuta con il segno che abbiamo fatto. Facciamo il nodo che più ci piace. Bagniamo e tiriamo il tutto. Tagliamo la nostra eccedenza
e abbiamo la nostra girellina legata. Prendiamo la nostra perlina e l'andremo a incastrare sul primo occhiello della girella, in questo modo qua, che fa da salvanodo e da battente. Eccolo qua. Ora il nostro terminale. Il terminale in questione lo faremo dello 0,30. In questo caso sto adoperando un Project 360 Colmich 0,30. Ci leghiamo subito l'amo prima di tagliarlo. L'amo che adopererò adesso sarà MR300 numero 8. Un amo stupendo, favoloso, capace di tenere l'orata più ostile proprio. Ad occhiello. Ora sui nodi per gli ami ognuno fa come crede, però io quando insidio questi tipi di pesci qua, è bene fare un nodo un po' più sicuro, diciamo, no? Cerchiamo di evitare tutti i compromessi, per non compromettere la nostra battuta di pesca. Il nodo che io faccio, sono solito a fare, questo qua, facciamo passare due volte il filo nell'amo, entra ed esce. Facciamo un classico nodo, facciamo passare la soletta che si è creata all'interno, una volta, e due volte, in questo modo qua. Tiriamo un po', lo accostiamo e facciamo passare quest'asola sopra all'amo. Bagniamo e piano piano serriamo il tutto. Ci aiutiamo con un tiranodo e serriamo il tutto. Ora, con la rimanenza faremo una brillatura all'inizio dell'anno. Una decina di centimetri, più che sufficiente. Facciamo soletta, facciamo passare l'amo all'interno due volte. Anche una volta basta, però per una maggior sicurezza, due volte. Ed ecco qua. Amo con brillatura. Tagliamo l'eccedenza. Ecco qua. Con la nostra brillatura. La brillatura serve non altro che per l'apparato
vocale della nostra orata, che specialmente se a bocca un'orata un po' più di taglia, tenderà a recidere il nostro filo, quindi facendo una brillatura nei pressi dell'amo avremo una sicurezza in più per la boccata, per il recupero. Ora il terminale lo facciamo lungo 1,30 m. A 1,30 m lo pieghiamo un po'. E lo tagliamo. Ora, con il nostro terminale facciamo una brillatura anch'essa di circa 10 cm più o meno. Facciamo due nodi a rientrare, bagniamo e tiriamo. Tagliamo la nostra eccedenza. Poi prendiamo il nostro terminale e uniamo il bracciolo prendiamo il nostro trave e uniamo il bracciolo con un nodo a bocca di lupo. Facciamo passare all'interno, passare l'amo nella piccola soletta che si è creata all'inizio. E facciamo scorrere il tutto. E lo tiriamo. Ecco fatto. Ora abbiamo la nostra bella montatura pronta. Ora vi ci metto anche il piombo. Ecco qua, e il tutto risulterà così. La brillatura iniziale sul bracciolo servirà a distanziare ulteriormente il bracciolo dal nostro trave, dal nostro piombo in questione. Ecco qua, 80-90 cm di trave con piccola perlina. Pipetta, seconda perlina, sempre fosforescente, una girellina, qui parte un terminale dello 0,30 con brillatura iniziale e finale lungo 1,30 m con un amo a becco d'aquila numero 8 ad occhiello. Bene, questa è la montatura di oggi. Spero che vi sia stato d'aiuto, vi sia stato utile. Come sempre ringrazio tutti per gli ascolti, per le iscrizioni, e questo mi fa veramente tanto piacere. Bene amici, noi ci si vede al prossimo video. E mi raccomando, tutti a pesca. Ciao belli!